ci sono case disponibili, sono o tutte occupate o comunque non c'è un ricambio che permetta una disponibilità immediata, perché di questo si parla, per la situazione che mi state dicendo. Mattia ha 36 anni, è senza lavoro e vive con la madre in questa porzione di casa a ridosso della tangenziale, nel comune padovano di Ponte San Nicolò. Mattia e la mamma rischiano di trovarsi presto senza un tetto sopra la testa. Da molto tempo, infatti, non riescono a pagare l'affitto e su di loro pende una procedura di sfratto per insoluto che scadrà il prossimo 15 marzo. Al loro posto arriveranno i migranti. Noi siamo titolari di un immobile. Per mantenere il nostro patrimonio dobbiamo incassare i canoni di locazione. La struttura in cui risiedono Mattia e la madre, affetta da una grave forma di artrosi, è gestita dalla fondazione La Casa Onlus, cui fa capo la cooperativa Casa Colori, specializzata nell'accoglienza profughi. Quando a marzo i due saranno costretti a lasciare l'abitazione, al posto loro arriveranno i migranti. Una guerra tra poveri che sembra non avere fine. La casa è fatiscente, i muri sono intrisi di muffa, ma Mattia e sua madre chiedono di non essere lasciati in mezzo ad una strada. Il pagamento del canone è la prima cosa che la legge richiede. Sull'uso dell'immobile e sulle eventuali manutenzioni dell'immobile ci sono gli strumenti che la legge dispone affinché vengano fatte le cose. Se non siamo stati messi nelle condizioni di intervenire perché lui non ha mai attivato gli strumenti necessari per la tutela dell'immobile che lui aveva in conduzione, vorrà dire che non andava necessariamente fatto. Ma il certificato dell'Unione Sanitaria Locale dice chiaramente che l'edificio è inagibile. Ora la palla passa al comune, che fino a questo momento ha contribuito con 150 euro mensili al canone d'affitto e che spera di riuscire a coinvolgere nella vicenda alcuni parenti di Lucia e Mattia. La nostra disponibilità c'è, ci siamo incontrati anche poco tempo fa con la famiglia, con il nucleo, e ci incontreremo, siamo insomma a disposizione.